Stasera debbo sapere a tutti i costi. Salgo. Bene. Buonasera. Hai intenzione di restare ancora molto impallata a guardarmi. E non mi parlare anche stasera di emicrania. Dammi un bacio. Sarebbe un bacio questo. Il tuo pensiero non si trova in questa stanza con me ora. E vedrai che riuscirò a provarlo. Mi vuoi dire cosa c'è che non va oggi? Non è da oggi. È da qualche settimana che c'è qualcosa che non va, Leonard. Sei diverso. Puoi dirmi in che cosa? Non lo so. Forse anche il sapore dei tuoi baci. Non so. I tuoi occhi hanno una luce nuova, strana. Perfino le tue carezze mi sembrano più raffinate. Sarebbe come spiegare l'arcobaleno a un cieco. O forse sono soltanto stanca. Soffro di insonnia, lo sai. E in certi momenti mi sento un po' intorpidita. Girati. Girati. Allora vediamo se c'è qualcosa che può svegliarti un po'. Se tu non fossi intollerabilmente ricco, tanto da poterti permettere, come semplice diversivo, un omaggio di questo genere, direi che certo, si tratterebbe di un risveglio adorabile. E perché non potrebbe esserlo, anche se sono ricco come dici? Guarda, vi esaltate a vicenda. Tu sei ancora più bella e lei, riflettendo la tua bellezza, acquista una luce, come dire, più viva. Più vera. Bene. Speriamo allora che serva a illuminare la verità. Leonard, perché non mi hai detto che la sera del 17 aprile eri a cena al Tropicana Club con Alice Summers? Ma sì che te l'ho detto. Quando? Quando Alice l'aveva già detto in giro a tutti e tu non potevi più negarlo. Però quello che mi interessa sapere è un'altra cosa. È la data del vostro incontro. 17 aprile. E cosa fa la data? Fa che quella sera, 17 aprile, tu eri qui con me. Con te? Il 17 aprile? Ma se ero al Tropicana Club. Noi ci siamo visti la sera dopo. O tu essere dopo. Adesso non ricordo con precisione. Quello che ricordo perfettamente è che ti ho parlato del Tropicana Club e di Alice Summers. Sono sicura che la sera del 17 aprile tu eri qui con me. O provami il contrario. Amore mio, roba di 2 mesi fa. Come si fa a non sbagliare con la data? E con le ore, poi? Le ore sono le stesse. Quelle della sera, dopo cena. Ma come avrei potuto? Come facevo a stare in 2 posti diversi nello stesso momento? Tieni un diario? Non sono una ragazzina. Allora, se non c'è il diario, come fai a essere sicura di quello che dici? Baciami. Finalmente un'idea giusta. Basta con le sciocchezze. Ma comincia dalla mano, come la prima volta al Tropicana Club. Te ne ricorderai, spero. Bello. Forse più bello. Ma non fu così. Ma non fu così. Ora ho voglia di bere. Bene, ottima idea. Attenta. Se il tappo cade dalla tua parte, formula subito un desiderio. Urrà! Che cosa hai pensato? I pensieri non si dicono.
specie quando sono desideri o sospetti. A noi due, caro. A noi due, tesoro. Sono settimane che non vieni più qui. E dove vado allora? Da Alice Summers. Ma cosa stai dicendo? Non ho dubbi. Telefoni ad Alice? Esattamente, ad Alice. Vuoi il numero? Grazie, l'ho già trovato da me. Pronto? Pronto, chi è? Pronto, ci decidiamo a parlare. Era la tua voce questa o sono diventata stupida? Non sei diventata stupida, ma questa, posso giurartelo, non era la mia voce. Come faccio a convincerti? Sarebbe come suonare Mozart per un sordo. E poi stasera sei in un pessimo stato, Marta. Devi farti visitare. Stasera è meglio che me ne vada. Hai ragione, scusami. Domani stesso andrò da uno psichiatra. Te lo consiglio per il tuo bene. Perdonami anche tu di aver perso la calma. Oh, caro, tu sei sempre così impeccabile. Beviamo ancora un po'? Certo. Ma prima ti prego, i tranquillanti mi renderanno meno fastidiosa. Subito. Stanno sul comodino. Lo so. Grazie. Metti un po' di musica. Serve a parlare, a dire tutto. Anche le cose più fantastiche, più assurde. No, quella roba lì mi dà i nervi. Ecco. Va bene così. Ti prego, berremo dopo. Prima devo dirti una cosa. Mike, che è uno stramiliardario come te, e vuole farti visitare il suo giardino pensile al 52esimo piano di London Drive. Appunto. Ora sarei tu a dirmi se devo farlo aspettare oppure no. Dunque, questo Mike mi ha raccontato che voi stramiliardari, quando volete risparmiarvi la noia del solito party, evitare strette di mano faticose, complimenti inutili, insomma, quando siete stanchi del solito mondo, potete comprarvi dei sosia costosissimi e rari, dotati di reazioni e di memorie super elettroniche. Insomma, dei veri e propri duplicati di gente vera. Costano $1,000,000. Soltanto. Ma sono soldi ben spesi, almeno per me, che ho potuto sfilarmi rapidamente da una donna gelosa, sospettosa e pedante, come la tua Alice. Ah, ma allora quello che si trova ora da Alice è il sosia di Leonard Hill. E la voce che ho sentito prima al telefono era quella di un robot. Esattamente, di un robot. Vuoi giurarlo? Ti ho già offerto di giurartelo, a mano tesa. Oh, infatti, ma come sarebbe stato possibile che un robot potesse parlarmi, abbracciarmi, carezzarmi come hai fatto tu poco fa? Oh. E così ora Alice si sta stringendo appassionatamente a una marionetta. Ma se lo merita. È così stupida che non può neanche rendersene conto. No! Che cosa c'è, tesoro?
Hai un ottimo aspetto. E infatti, mi sento in forma. E tu sei più bella che mai. Fermo dove sei. Ti interesserà sapere che ho versato nella tua coppa un'intera fiala di stricnina. E tu non te ne sei neppure accorto. Questo prova qualcosa o no? Certo. Prova che il farmacista ha sbagliato etichette. Farmacista? Per servizi come questo? Registra nei tuoi congegni che mi sono rivolta al controspionaggio. Roba da fulminare 10 uomini. Il fatto è che tu non puoi morire di veleno. Appunto. È vero. È vero. E allora il Leonard che dovrebbe cadere fulminato dalla stricnina ora si trova da Alice. Ti sbagli. Cara Martha, credo che tu sappia che con Leonard non sei stata la prima. Bene. C'è una buona notizia che ti farà piacere. Ed è che Alice è stata l'ultima. Cosa vuol dire è stata? Vuol dire è stata? Fu. Finito anche con lei? Quasi subito. E perché ci va ancora? Te l'ho detto, ti sbagli. È qui che ti sbagli. Nemmeno da Alice ci va lui. Nemmeno da Alice? Nemmeno da Alice. Un altro robot da $1,000,000. Un altro robot da $1,000,000. Ma che cos'è $1,000,000 per Leonard Hill? Con tante donne da tenere a bada. E lui dov'è? Lui? Lui se ne sta tranquillo nel suo attico al 17 di Elm Drive a leggere saggi di Montaigne e a bere bicchieroni di latte con cioccolata. Ha chiuso con le donne. Si ritira. Mi sta bene. Mi sta bene che abbia chiuso con tutte. Una piccola obiezione soltanto. Con me no. Con me non chiude. Apre. E subito. A partire dal suo portoncino al 17 di Elm Drive. Telefonagli. Devo filare liscia fino al suo bicchierone di latte. O disintegro tutto. Cancello, portiere, maggiordomo, tutto. Lui compreso. Avanti, tesoro. Cos'è questo tuo gusto di stare lì impalata a guardarmi? Devi dirmi soltanto da quanto tempo mi prendi in giro. Da quanto tempo mi hai fatto accarezzare un robot, lasciando che gli chiedessi di carezzarmi, di baciarmi e tutto il resto, da quanto? Oh, non da molto e non sempre. 10 giorni fa, il martedì dopo l'opera, quel bacio dalla palma all'ascella, al petto, alla bocca. Ero io, proprio io. Sei un vigliacco, l'ultimo dei vigliacchi. Umiliarmi a tal punto, lasciare che mi concedessi a un robot. E la mia umiliazione? Sì, io volevo che tu non te ne accorgessi, ma il mio orgoglio, la mia dignità speravano il contrario. Pensa, bastava che tu non ti occupassi soltanto di te, che cercassi di comunicare con la persona che ti stava vicino, di capirne le attese, i desideri, che tu rinunciassi a essere, come siete tutte, mia cara, così possessiva, così irrimediabilmente aggressiva. Comunque, ti sto dicendo delle sciocchezze. Da brava, sorridimi, è stato poco più che uno scherzo. Roba da morire dal ridere, vero? Se tu sei una donna di spirito. Non lo sono, Leonard. Non ho nessuna voglia di ridere, ho una voglia diversa. Che tu non rida mai più!
Pronto. Sosia Corporation? E qui è Leonard Hill, 17M Drive. Sì, sono io in persona. E qui è il mio numero 3. Ha avuto un incidente. Credo che si tratti di una riparazione importante. Me lo potete venire a prendere domani mattina? Non più tardi, per favore. Si tratta di una guardia del corpo. Grazie.